Vabbè, comunque, mi sono ritrovate. Comunque, ringrazio. Io mi sono ritrovata. Facciamo i conti dopo. Facciamo i conti dopo, ok. No, vi ringrazio. Intanto un saluto a tutti e un ringraziamento a Carmine. Intanto un saluto al padrone di casa, all'amico, all'avvocato Moio. Ma un ringraziamento a Carmine perché, devo dire, partecipo sempre con piacere alle sue iniziative che seguo da qualche anno e l'idea del workshop la trovo particolarmente azzeccata. Poi, devo dire, nonostante il periodo febbrile, e non parlo solo della colonnina di Mercurio, ma di tutti gli appuntamenti che si susseguono, perché ormai in 20 giorni si concentra tutto quello che nel resto dell'anno non c'è, per cui siamo costretti a scappare da un posto all'altro, quindi da qua, e quindi mi chiedo scusa in anticipo se magari non mi fermerò fino alla fine, ma scappo a merito per poi risalire a Bova, dove abbiamo una serata di teatro con un festival della provincia, itinerante, insomma. E, insomma, diciamo che è un momento particolare, come capita sempre in estate. Però dicevo, nonostante la concomitanza di appuntamenti, cerco sempre di fare salti mortali, di essere presente, perché l'impegno di Carmine è giusto che sia valorizzato ed è giusto dare spazio ai giovani che si impegnano per il rilancio del territorio. In questo senso, è vero che l'amministrazione comunale è sempre partecipe, come è giusto che sia, e mi fa piacere segnalare la collaborazione che si instaura come una realtà importante, come il patrono, è un'amministrazione comunale che è il punto di riferimento principale per qualsiasi comune. Detto questo, il tema di stasera è un tema che mi sta particolarmente a cuore e quando sono chiamato a testimoniare attraverso quello che è il nostro operato di amministratori e comunque di gente impegnata nell'associazionismo e nel rilancio del territorio, dico, quando siamo chiamati a testimoniare quello che abbiamo fatto è sempre una gioia, perché possiamo mettere a conoscenza di chi già non lo fosse tutti quelli che sono i risultati raggiunti in modo, in misura maggiore negli ultimi anni. Però a dire il vero, frutto di un percorso nato circa 15-18 anni addietro. Metto in ordine le idee perché, come diceva la dottoressa, la duplice veste di vice sindaco di Po e di coordinatore del Club dei Cuochi, di coordinatore per la Calabria del Club dei Cuochi, mi impone una distinzione di ruoli per evitare di fare confusione, anche se sono due ruoli comunque connessi e collegati. Quindi cercherò di spiegarmi in breve. Il Cletto partendo dal Cletto e poi portando l'esempio di Bova come fa per evitare di fare petizioni, come Vademecum per il bilancio del territorio, lo dico senza falsa modestia e senza precisione perché sapete tutti che Bova ormai da anni si è ritagliato un ruolo importante non solo in provincia di Reggio ma ritengo a ragione e anche a livello regionale. Il club dei corti più belli d'Italia è un club del lanci, quindi dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che racchiude 200, ora non so se 216 o 18, perché dal direttivo non mi comunica nel tempo reale le mie mezzo, per cui non so se sono 216 o 218, comunque, corti italiani. Borghi che nella maggior parte dei casi sono piccoli centri con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e quindi sono delle eccellenze nel territorio nazionale che vanno dalle Alpi alla Sicilia e in Calabria ce ne sono 9. L'ultimo ingresso è di 2 mesi fa per il comune di Civita. I comuni aderenti al club in Calabria sono Morano, Altomonte, Santa Severina, Fiume Freddo Bruzio, Lanio Entri che è Civita, poi saltiamo le province di Vibo e Catanzaro dove non sono presenti dei centri. Per arrivare alla nostra provincia dove abbiamo Stilo, Gerara, Cescilla e appunto Bova che ha avuto e quindi attraverso la mia nomina il ruolo di coordinatore per la Calabria del Club. Il Club svolge sul territorio nazionale diverse iniziative che tendono a rilanciare i territori tra virgolette periferici.
perché nell'ultimo decennio si è riscoperto un ritorno alle radici, un esodo da quelli che sono i centri maggiormente antropizzati, quindi le maggiori città, i centri che vivono nel caos, e quindi la riscoperta dei luoghi che fanno della natura, dell'arte, della cultura, delle tradizioni il loro più importante biglietto da visita, che non è biglietto da visita solo per il centro che in quel momento è interessato, ma è il biglietto da visita, ritengo, per un territorio come l'Italia che è fatto per lo più di centri minori. Ripeto, minori sempre tra virgolette, perché demograficamente parlando. Per quanto riguarda la Calabria, le problematiche riscontrate negli anni nella gestione delle attività del club, diciamo che sono quelle che riscontriamo quotidianamente con l'amministratore, cioè lo scarso approccio al dialogo, la scarsa propensione alla collaborazione e al sistema, quindi alla rete, agli interscambi e alle iniziative fatte su scala regionale, perché c'è sempre troppo individualismo, c'è sempre un campanilismo radicato nelle nostre realtà che impedisce poi di creare un sistema effettivamente produttivo. In questo senso, e quindi salto da un argomento all'altro, perdonatemi se non seguo un filologico, ma perché, come dicevo prima, l'esempio di Bova è direttamente connesso a quello che è la realtà del club dei Bova. Nell'area trecante, che è quella che questa sera ci interessa particolarmente, l'esempio di Bova perché diventa per me dello sviluppo locale? Non certo perché Branco Leone o Fondo Furi o un altro qualsiasi centro, insomma, sia meno importante per caratteristiche culturali o per caratteristiche ambientali, sicuramente perché la realtà di Bova negli anni, e questo è a mio avviso il nodo del discorso, negli anni, e quindi stiamo parlando nell'ormai lontano 1995, ha avviato un processo di rilancio del quale ora iniziamo lentamente ma in modo importante a raccogliere i frutti. Il processo di rilancio che è partito da un massiccio recupero architettonico del centro storico e quindi di un recupero del degrado che, a dire il vero, ha interessato tutti i centri della Calabria in epoca di gentrificazione. Quindi partendo da questo e collegandolo a tutta una serie di iniziative come l'escursionismo ambientale,